Il morso fatale del ragno sul WC, la corsa in ospedale. Jo Kenyon, una producer radiofonica 34enne inglese, è stata morsa da un ragno mentre era seduta sul WC. La ragazza, originaria dello Yorkshire, ha vissuto un'esperienza assurda in un giorno come tanti, che difficilmente dimenticherà. Il ragno fa venire in mente la storia di Peter Parker, l'uomo che si cela dietro il supereroe Spider-Man, il quale ha ricevuto i suoi poteri dal morso di un ragno. Jo Kenyon non ha ricevuto, purtroppo, nessun superpotere dal morso di una falsa vedova nera. Al contrario, ha rischiato la morte per questo. Dopo il morso, è corsa in ospedale nel tentativo di salvarsi la vita. Ecco, nei dettagli, cosa le è successo. Jo Kenyon era seduta sul WC, in un giorno come tanti. Di colpo, ha avvertito un forte bruciore alla coscia. Alzandosi ha notato cosa c'era all'interno del gabinetto. I medici sono intervenuti immediatamente e, per lei, è stata una fortuna. Ha rischiato la morte. L'intervento tempestivo e la corsa al pronto soccorso le hanno risparmiato effetti collaterali del morso pesantissimi. Ha evitato difficoltà deambulatorie, semiparalisi agli arti, rischio di sepsi. La sepsi è una rara complicanza di un'infezione le cui conseguenze non sono soltanto gravi ma potenzialmente letali. Di certo, il rischio non si corre con tutti i ragni ma con quello che ha morso Jo. Quel ragno sul WC era una falsa vedova nera, originaria delle Canarie e dell'isola di Madeira. In ospedale, i medici le hanno fatto scoppiare un'enorme vescica. La ragazza, in quel momento, ha provato un dolore difficile da descrivere. Ecco cosa ha dichiarato. La fortuna è degli audaci e Jo è stata tanto fortunata quanto rapida nel chiedere aiuto correndo in ospedale. Ha sfiorato la morte e, una volta superato il grande ostacolo, la ragazza ha ammesso che l'idea di morire per il morso di un ragno è stata spaventosa. Un'idea assurda, paradossale, pensando che tutto è avvenuto in Inghilterra. La 34enne ha rimandato per anni un viaggio in Australia proprio perché aveva paura dei ragni. E, alla fine, è stata morsa da un ragno nello Yorkshire, in Inghilterra. Ha superato tutto ma è stata davvero male. I primi giorni, successivi al morso, provava dolore quando camminava, dormiva o provava a sedersi. Che ne pensate del morso letale di un ragno? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.